Buongiorno a tutti, siamo nel cantiere Sifel di Malpensa, cantiere che prevede la realizzazione di un collegamento tra il Terminal 1 e il Terminal 2. C'è la parte di tecnologia di trazione elettrica, una parte di segnalamento e una parte di telecomunicazione. Nella fattispecie, in questo momento siamo all'esterno dell'ingresso del Terminal 2. È una parte che prevede la linea tradizionale allo scoperto con una sezione da 320 mm quadri realizzata con vari tipi di attrezzaggio. Abbiamo un attrezzaggio tradizionale con pali LS flangiati che potete vedere alla mia destra, e ci sono le maestranze che stanno in questo momento montando una mensola tradizionale. E inoltre abbiamo invece una tecnologia con pali aggrappati alla mia sinistra, perché l'altezza del muro di rivestimento non consentiva la realizzazione di basamenti tradizionali. Si passa poi all'ingresso, che è alle mie spalle, della stazione vera e propria, qui definita Terminal 2, che con il tipo di altezza della galleria non era possibile né mettere dei pali e né mettere delle aggrappature contenute, per cui si è optato per una soluzione con dei penduli tubolari molto profondi, molto grandi, che comunque prevedono un sistema di attrezzaggio di tipo tradizionale, cioè con mensola orizzontale e braccio di poligonazione e sospensione da 1,40 m, altezza fune e filo. Come ho detto, alla mia destra le maestranze stanno facendo il montaggio della sospensione mediante l'ausilio di due mezzi di nostra proprietà, che sono una autoscala polivalente definita APV220C, perché è un mezzo con una doppia cabina, e l'utilizzo di un cestello abbinato alla scala motorizzata RSM9 per il supporto in quota dei materiali. Questo perché il posizionamento del palo in questo punto è molto esterno rispetto alla sede ferroviaria, per cui con la sola estensione del terrazzino tradizionale dell'RSM9 o anche dell'autoscala non si riesce. Proseguendo, siamo entrati all'interno del Terminal 2, proprio nella stazione vera e propria. Improvvisamente il soffitto della stazione scende e quindi ha costretto la progettazione ad effettuare un tipo di attrezzaggio tipico della galleria, un attrezzaggio tramite dei supporti penduli telescopici su grappe infisse all'interno della volta, con un attrezzaggio di una sospensione da galleria di tipo ribassato per fune portante regolata. Una tecnologia già studiata, progettata e realizzata da Sifel e impiegata ampiamente nelle stazioni di Porta Susa e di Bologna Centrale Sotterranea, che si sono dimostrate molto valide per l'ampio spettro di regolazioni per la linea di contatto. Sulle banchine inoltre è presente un'altra parte di tecnologia che Sifel ha prodotto su questo impianto, che sono le telecamere di circuito chiuso e di sistemi di informazione al pubblico tramite i LED panel applicati sui muri perimetrali. Un'altra cosa che non si vede ma è presente qui è il sistema anti-intrusione delle porte, sempre realizzato da Sifel. E siamo passati ora alla parte completamente allo scoperto della tratta all'opera 14, attrezzata con sistema tradizionale da un lato sulla mia destra e con i pali LS flangiati, mensole tradizionali orizzontali con altezze tra fune e filo diverso, abbiamo alcune sospensioni ribassate. E questo tratta allo scoperto è caratterizzato da due portali dove verrà effettuato il tronco di sezionamento, e la particolarità di questa opera qua sono appunto le aggrappature che sono servite per aggrappare le gambe del portale, che è un dettaglio abbastanza insolito e utilizza delle carpenterie di aggrappatura abbastanza importanti.